Bentrovati amici e amiche della Nova TV, l'appuntamento con le tribune elettorali sulla nostra rete in vista delle prossime elezioni politiche del 4 marzo. Oggi ospitiamo Gaetano Brindisi qui alla mia destra in qualità di candidato alla Camera con la lista Insieme al Proporzionale e Giuseppe Cancellieri invece alla mia sinistra. Per quello che riguarda la lista del Popolo per la Costituzione in qualità di candidato nel listino però al Senato. Entrambi, lo ricordo, avranno come al solito 2 minuti per rispondere alle mie domande e alla fine 1 minuto aggiuntivo per fare un appello vero e proprio agli elettori in vista del 4 marzo. E allora, dato che si tratta di due formazioni nuove, vorrei chiedervi innanzitutto quali sono i valori che muovono le vostre liste, iniziando proprio da Cancellieri. Innanzitutto saluto i telespettatori e ringrazio l'emittente che mi dà la possibilità per la prima volta in vita mia di apparire in televisione. Mi scuserete, non sono bravo come altri. Io sono un ingegnere Giuseppe Cancellieri, tutta la mia carriera è stata fatta sui temi della messa a disposizione privata, personale della mia professione nei confronti della gente. Non ultimo, questa avventura che mi vede affiancato al tenente di Bello con la lista del Popolo per la Costituzione, che come forse immagina, come forse sanno un po' tutti quanti, si appoggia all'ex giudice Ingroia e al giornalista Giulietto Chiesa. I nomi che non hanno bisogno di alcun commento da parte di nessuno, e anche meno che da me. I nostri temi sono sostanzialmente legati all'ambiente, alla importazione illegale di veleni, allo stop per esempio di nuovi permessi petroliferi, allo stop dell'eolico selvaggio. Noi siamo molto vicini ai temi della sorveglianza sanitaria, tutela delle acque e vero lavoro, che è poi il tema più qualificante qui in Basilicata. Allora, non esaurito il tempo, potrà recuperarlo più avanti, Cancellieri. Passiamo invece da Gaetano Brindisi per la lista Insieme. Salve a tutti, sono Gaetano Brindisi, candidato nella lista Insieme che raggruppa i socialisti, i verdi di cui faccio parte, e un'area civica degli ex ulivisti. Il nostro partito è un partito che, anche come diceva Giuseppe Cancellieri, vede l'ambiente come punto di riferimento per il nostro futuro, per lo sviluppo sostenibile. Quindi abbiamo bisogno di più voci in capitolo, abbiamo bisogno di più spazio, proprio perché abbiamo la necessità di tutelare la nostra regione, la nostra nazione, far salvi quelli che sono i principi dell'articolo 9 della Costituzione, cioè che mira proprio alla tutela della salvaguardia del patrimonio artistico, patrimonio storico e patrimonio territoriale legato anche all'ambiente sicuramente. Quindi è un nostro obiettivo quello di promuovere tutte le atti da mettere in atto, tutte le azioni da mettere in atto proprio per far sì che la nostra regione non venga depauperata come sta avvenendo purtroppo da tanti anni. Anche noi siamo per diciamo un'energia pulita, ma combattiamo sicuramente l'eolico selvaggio, come diceva l'ingegner Cancellieri, un eolico selvaggio che ultimamente ha distrutto veramente il patrimonio proprio a livello visivo della nostra regione. Migliaia ormai di pale eoliche che stanno lì disseminate sul territorio, sicuramente andrebbero viste in un contesto di una migliore riorganizzazione, non sicuramente messe lì a destra e a sinistra senza una scientificità, diciamo. Quello che ci poniamo noi anche come obiettivo è quello di un aumento dei fondi strutturali, dei fondi della ricerca, legati alla ricerca scientifica, di migliorare, di potenziare quindi anche le università. Ultimamente si stanno riducendo gli apporti economici alle università e c'è una minore offerta formativa. Ci sono una serie di punti da valorizzare proprio nel nostro futuro. Noi speriamo di poter dare il nostro contributo proprio per far sì che i nostri giovani non vadano purtroppo fuori dall'Italia. E alcuni di questi li andremo a toccare sicuramente nel corso di questa tribuna elettorale. Riparto proprio da Gaetano Brindisi perché prima mi piacerebbe sapere dai due candidati che paese vedono, che governo vedono, diciamo, dopo le urne, quindi già l'indomani, dal 5 marzo. Larghe intese, se sì, con chi? Parto da Brindisi.
Beh, diciamo, noi siamo nel gruppo, nella coalizione del centro-sinistra, viaggiamo però come tutti i piccoli partiti, per i fatti nostri abbiamo bisogno di raggiungere il 3%, stiamo andando verso questa soglia, probabilmente riusciremo, quindi è una nostra sfida più che altro, e ci sono buone indicazioni in tal senso, quindi andare al governo significherebbe finalmente riavere anche dei verdi nel governo. No, non abbiamo verdi, purtroppo, lo sappiamo. I verdi hanno avuto un loro successo negli anni, fine anni 80, anni 90, dopodiché abbiamo avuto una crisi legata probabilmente anche a degli errori, vedasi Pecoraro Scanio o altri, però attualmente non abbiamo verdi in Parlamento neanche a livello europeo, quindi è l'unica nazione d'Europa non avere un rappresentante verde, quindi questo significa che l'ambiente viene messo proprio in ultimo piano. Noi vogliamo far sì che l'aspetto ambientale sia al primo piano, lo sviluppo sostenibile per i nostri figli, per le nostre generazioni deve essere messo al primo piano, non possiamo cementificare tutto, non possiamo andare a distruggere un patrimonio ambientale che appunto ci hanno riservato i nostri antecedenti. Invece noi stiamo facendo di tutto, noi in genere come nazione, stiamo facendo di tutto per perdere questo patrimonio. L'impegno è quello di una volta di arrivare al governo, di poter lavorare insieme col partito che poi col governo che ci sarà, non sappiamo veramente, quest'anno è un terno al lotto, è il caso di dire, non abbiamo nessuna indicazione su se vincerà la sinistra, se vincerà la destra. Noi sappiamo che una volta andati al governo faremo del nostro meglio, soprattutto per tutelare l'ambiente e per far sì che la green economy venga finalmente presa in seria considerazione, anche perché bisogna appunto tutelare quello che ci hanno lasciato i nostri avi. E allora mi sposto da Cancellieri, che paese immagina dal 5 marzo e anche qual è il vostro obiettivo come lista? Un paese che liberato finalmente dall'occupazione indecente, indegna, che tanti partiti, tante persone hanno operato in Italia ed in Basilicata in particolare. Basta farsi un giro per strade, in un'ora qualsiasi, per vedere per esempio dei SUV da 150.000 euro che camminano a potenza guidati da ragazzi di 18 anni e poi vedere i nostri figli che invece vanno via a lavorare a 1.000 euro al mese a Milano piuttosto che in Germania. Noi vorremmo un'Italia finalmente libera, una Basilicata libera da chi ci ha oppresso da sempre negli ultimi 40 anni, portando avanti anche un'opera terribile di distruzione del patrimonio lucano. Vedasi quello che è successo per esempio con il terremoto, con il petrolio, che è stato indecente, che ci ha lasciato soltanto inquinamento da tutte le parti, malattie e purtroppo pochissima, quasi nessuna occupazione. Noi siamo abbastanza sicuri di superare la soglia del 3%, visto anche i nomi che corrono con noi, che dirigono il partito, il movimento, che sono appunto in groia sul quale non è possibile neanche esprimere un giudizio che non sia meno che meraviglioso, o anche il giornalista Giulietto Chiesa. Noi non faremo alleanze con nessuno se non su temi che siano realmente sottoscritti di fronte alla gente. Saranno i programmi che parleranno e noi ci daremo anche il nostro sostegno a chi porterà avanti quelle che sono le nostre idee, che sono di sviluppo del lavoro, della collettività e di salvaguardia vera dell'ambiente. Più avanti poi mi riservo di spiegare meglio questo. E ci arriviamo subito, Cancellieri, perché mi dà l'assist, ha accennato alla tematica petrolifera. Ecco, secondo voi, che cos'è che non ha funzionato in questi 20 anni di estrazioni e che modello immagina per il futuro per la Basilicata a livello energetico?
Allora, io vengo, lo citavo prima, forse per un così, dal terremoto. Io ho lavorato moltissimo con il terremoto. Ho cominciato la mia professione con l'albergo Pier Faone, sono arrivato al Ponte di Messina. Ho lavorato moltissimo con il terremoto. Io mi ricordo benissimo che cos'era Castelmezzano il giorno prima del terremoto. Castelmezzano ci ha operato principalmente il mio studio. Andate a vedere che cos'è oggi Castelmezzano. Con pochissime risorse. Ogni anno il petrolio fa arrivare presso la regione Basilicata 200 milioni di euro. Io non credo che la ricostruzione, la riparazione dell'intero patrimonio di paesi come Balvano, come Brienza, come la stessa Castelmezzano, è costata tanto. Non si capisce dove questi soldi siano finiti. Bene, io sono del parere che non si può continuare in questo modo. Non si può continuare a pensare di rovinare la regione Basilicata attraverso, per esempio, l'attuazione di quella che fu all'epoca la provocazione di Rossi Doria, e cioè siamo 500.000 abitanti, trasferiamoli tutti quanti un po' a Bari, un po' a Napoli e facciamo della Basilicata ciò che vogliamo. È quello che stanno facendo. Siamo 500.000 persone, ci stanno riempiendo di veleni, di pozzi petroliferi, di olio che esce da tutte le parti, con vantaggi inesistenti da parte della collettività. Non è corretto proprio sul piano umano, è indecente ciò che sta succedendo in Basilicata. Noi ci opporremo e tanto abbiamo pagato il tenente Di Bello. Io stesso non lavoro in Basilicata da 20 anni, da quando mi interesso di petrolio. Sono arrivato al Ponte di Messina. Non lavoro in Basilicata, è incredibile, ho lavorato in Nigeria, dove tra l'altro ho visto che cosa significa la condizione dei nigeriani, per esempio, quelli che poi vediamo qui. Non è possibile una cosa simile. Noi combattiamo questa mala politica. Gaetano Brindisi, mi interessa il suo parere a riguardo. Sì, siamo più o meno sulla stessa lunghezza d'onda. Purtroppo il petrolio non ha portato quei benefici che si sperava poi neanche tanto, perché non tutti speravano i benefici. Molti hanno visto il petrolio come noi, come un qualcosa di una ferita profonda nella nostra regione, e si sono dimostrati fondati questi nostri dubbi, queste nostre avversità. Diciamo che il petrolio alla fine ha portato più danni che benefici. I benefici sono davvero legati a pochi fondi che sono arrivati nei pochi paesi, soprattutto parlo di Viggiano, che ha avuto un po' più di fondi disponibili, ma alla fine chi ci ha pagato è la società. Crescere il tumore esponenziale anche sui bambini, sono molte volte questi dati vengono nascosti, ma ci sono presenti, vengono alterate anche dei risultati delle acque, della diga del Pertusillo. Mi ricordo qualche un periodo fa, un po' di tempo fa, addirittura si era data la colpa della morte dei pesci a una temperatura un aumento della temperatura delle acque superficiali del lago. Siamo su cose astratte al 100%. Ci sono questi 5 milioni dell'ENI che non sono mai arrivati. Che fine hanno fatto questi 5 milioni? Dovevano servire anche a un incentivo per la popolazione locale, per i giovani, per l'imprenditoria giovanile. Questi soldi non sono mai arrivati. Ci sono 400.000 tonnellate di rifiuti che non si sa dove vanno a finire. Cioè, come diceva l'ingegnere Cancellieri, siamo praticamente all'ABC, ormai siamo diventati in una situazione di voler capire dove sono arrivati, dove vanno a finire questi soldi, dove vanno a finire questi rifiuti, ma di fatto risposte concrete non ne abbiamo avute. Il petrolio ci ha dato una conoscenza a livello nazionale, ma una conoscenza negativa, perché se è vero che il fabbisogno nazionale trova giovamento dal nostro petrolio, è pur vero che altre nazioni come l'Europa hanno già stabilito come data finale della risorsa dell'utilizzo di questo fossile entro il 2030, quindi è il caso di pensare delle risorse alternative e di lasciar perdere il petrolio. Ecco, riprendiamo sempre da Brindisi, altro argomento, la questione migranti. Vorrei sapere da voi, insomma, come vi ponete, insomma, rispetto all'accoglienza, e se secondo voi, anche perché poi è un tema che riguarda tutto il paese, si tratta soltanto di un business oppure c'è effettivamente un'opportunità che deve essere però gestita diversamente. Certo, il tema migranti è un tema che coinvolge tutti i partiti politici, tutta la popolazione, soprattutto italiana. Sappiamo che in Italia c'è il maggior afflusso di migranti, sicuramente ci sono delle manovre che noi non conosciamo, perché non è possibile che solo in Italia arrivano
queste migliaia di migranti, noi siamo aperti a tutto. Bisogna distinguere sicuramente il lato umano dal lato prettamente della difesa del territorio, perché è pur vero che ci sarà posto per tutti questi migranti, ma non si può gestire un afflusso così notevole. Purtroppo queste persone che vengono per ragioni varie dai paesi nordafricani vengono verso di noi, vengono in Italia, sicuramente non vanno verso la Francia, non vanno verso la Spagna, che pure è vicina al Nord Africa, invece vengono in Italia, subendo anche molte perdite durante i loro tragitti, vengono in Italia, ci sono dei centri di accoglienza che sono purtroppo al collasso. Io veramente dal punto di vista umano sono vicino alle popolazioni della Sicilia, di Lampedusa, che settimanalmente ormai vedono arrivare centinaia e centinaia di migranti. Poi l'Italia come li gestisce, questo è un problema grande, quindi sicuramente ci sono degli interessi economici di pochi contro invece una situazione di disagio di molti, perché la disoccupazione, vengo al tema della disoccupazione, sicuramente già abbiamo poco lavoro per gli italiani, i migranti dobbiamo trovare forme alternative, altrimenti sicuramente c'è un malessere generale e le persone, questi migranti non vengono visti, a mio avviso anche in maniera errata, vengono visti in modo negativo, perché bisogna aiutarli fino a un certo punto, ma l'Italia e l'Europa deve venirci incontro. L'Europa non può demandare solo all'Italia e poi noi abbiamo una situazione assolutamente di debolezza, abbiamo una debolezza proprio strutturale per questa accoglienza, quindi bisogna andare alla fonte, bisogna andare a premere forte, ad agire forte a livello europeo. A proposito di fonte, Cancelleri prima ha detto di aver avuto un'esperienza lavorativa anche in Italia. Secondo lei, diciamo, qual è il problema alla fonte? Allora, io ho avuto esperienze grazie anche all'attuale sistema di potere in Basilicata, che non mi fa lavorare, nonostante un curriculum stellare, non mi fa lavorare in Basilicata. Sono stato costretto a lavorare anche in Africa, in alcuni paesi da cui provengono, tra l'altro, questi a volte anche sventurati. Ebbene, io ho toccato per mano la condizione, per esempio in Nigeria. La Nigeria è uno dei luoghi, uno dei paesi dell'Africa più ricchi al momento. Io credo che la Nigeria, se volesse, si potrebbe comprare l'Italia in pochissimi mesi. Tra l'altro è il luogo dove opera Eni e dove scopriamo dai giornali che cosa sta succedendo. Con processi che su ipotesi di truffa che hanno dei numeri mai sentiti addirittura al mondo. Ebbene, da questi paesi non parte il meglio. Mentre dalla Basilicata parte mio figlio, vostro figlio, i nostri figli, gente che ha studiato, gente educata da noi al meglio, e va ad arricchire, i nostri figli vanno ad arricchire la Francia, la Germania, l'Inghilterra, il Nord Europa, molti anche in America, e così via, da loro parte una qualità di persone, e loro lo dicono in Algeria, lo dicono a Beirut dove sto lavorando, lo dicono in Nigeria, parte la parte meno virgolette preparata, non aggiungo altro, ce la troviamo qui da noi, basta uscire e vedere, sono tutti ben messi, tutti. Noi non siamo contrari alla immigrazione, però dobbiamo distinguere. Diversamente facciamo torto ai nostri figli, al futuro dei nostri figli. E su questo mi dai là per introdurre un altro argomento, appunto quello della Basilicata e del continuo spopolamento, sempre più in aumento, stando anche ai numeri dell'Istat, anche meno giovani si iscrivono alle università, e che dal canto suo vede ulteriormente ridursi le risorse, parlo in questo caso dell'Unibas. Come si può invertire la rotta? Allora, chi mi conosce sa che quello che sto dicendo è realtà. Io ho fatto l'università a Bologna dal 70 al 76, ho preso tutte le borse di studio, dalle medie fino all'ultimo giorno di università. A metà della università fui chiamato dal mio professore di algebra e fui invitato ad andare ufficialmente al MIT, che il nome già di per sé fa tremare le vene ad un ingegnere. Io non sono voluto andare al MIT, era il 72, sono voluto tornare qui, forse ho sbagliato, ma sono voluto tornare qui. Io non voglio che la provocazione, lo citavo prima, di Rossi Doria diventi realtà, cioè io non voglio che questa Basilicata diventi un terreno in mano
a Deni, in mano a Total, in mano ai signori della Monnezza. Io voglio che questo territorio rimanga in mano ai nostri figli. Pensare soltanto che i nostri figli debbano uscire, debbano andare via. Io penso che tanti di voi sono andati ad accompagnare, come me, i figli alla stazione. Se ne va via un pezzo del cuore nostro. Non è possibile una cosa simile, non è giusta, non è corretta, è indecente. E poi uscire mentre cominci, e mentre te ne vai verso casa e vedi passare una Porsche da 150.000 euro guidata da una matrona, ma di che cosa stiamo parlando? 150.000 euro, sarebbero 15 ragazzi che possono vivere un anno qui. Invertiamo la tendenza, fatelo per voi stessi, prima che per noi che stiamo facendo i vostri interessi. Brinzi, spopolamento, minori iscritti all'università, sono due facce della stessa medaglia, come se ne può uscire? Sì, spero che la Basilicata ha numeri piccoli di per sé, però c'è una ricetta per poter invertire questa rotta. Il decremento demografico purtroppo non riguarda solo la Basilicata, è proprio il tenore di vita che è andato a peggiorare negli ultimi anni. Si parla di fare dei sacrifici, il governo ci impone ormai dei sacrifici da troppo tempo. 2 anni, 3 anni, 4 anni, la situazione non va migliorando, la situazione anzi sta peggiorando, c'è una minore proprio, vediamo il futuro come, i nostri giovani vedono un futuro diverso, non come noi, noi abbiamo molte più speranze, quando eravamo piccoli vedevamo il futuro, vedevamo i nostri genitori, casomai le nostre famiglie con un posto fisso, un'imprenditoria che andava bene, all'artigianato che andava bene, adesso c'è una serie di fattori che vacillano proprio perché c'è una mancanza di stabilità, la popolazione vede un futuro sempre meno roseo, questo da un lato è la causa anche della minore natalità, sicuramente ci sono anche altri fattori che non sto qui ad elencarli, ma sicuramente non avere di fronte, non avere nell'orizzonte un futuro più concreto porta sicuramente a una minore incidenza proprio sulla natalità. Bisogna far sì che le università tornino a sorridere, tornino ad avere un incremento del numero degli iscritti. Fortunatamente la Basilicata, l'Università della Basilicata dove io lavoro, piccoli aumenti dal punto di vista degli iscritti ci sono, ma quelli che vengono a mancare sono le risorse, i fondi. Io negli ultimi 20 anni ho visto morire dei laboratori, purtroppo nella nostra università, mancando i fondi di ricerca, manca il personale, manca ricercatori che possano dare il loro contributo all'università, quindi è bisogno nel nostro insieme, nel partito insieme, vediamo come tendenza nel nostro obiettivo quello di un polo tecnologico di avanguardia europea che possa raggruppare le migliori università del sud per far sì che ci sia un'unica università a livello europeo che possa veramente valere. A proposito di avanguardia europea, Brindisi, parliamo proprio di Europa, Europa sì, Europa no, ma anche le risorse che ci destina e che destina al Mezzogiorno l'Unione Europea, che spesso però tornano indietro. Certo, è un tema davvero scottante questo, le risorse a livello europeo vengono messe a disposizione, ma poi puntualmente in un modo o nell'altro, o per mancanza c'è una disinformazione generale, o per mancanza di qualità anche umane nel saper spendere queste risorse, come hai detto, le risorse purtroppo, buona parte, addirittura anche metà dei soldi stanziati dall'Europa tornano indietro. C'è pur da dire che molte volte l'Italia viene vista in un secondo, su un secondo piano, diciamo una scala di secondo piano, perché l'Europa, il progetto iniziale dell'Europa, quello di essere tutti uniti, non è stato mai portato a termine e non credo verrà mai portato a termine. Noi speriamo proprio con il nostro partito di avere un maggior peso della nostra nazione in Europa, parlo proprio dei Verdi, che forse vi posso assicurare, è l'unica nazione che non è rappresentata nel Parlamento europeo. Tutte le altre nazioni, Repubblica Ceca, Portogallo, Svizzera, Inghilterra, insomma, tutte hanno dei rappresentanti dei Verdi in Europa. Noi per delle leggi purtroppo
Nel 2014 abbiamo avuto lo sbarramento del 4%, noi in Basilicata ero candidato, sapete, più di 6.000 voti abbiamo portato come Verdi nel Parlamento europeo, purtroppo non siamo andati per lo sbarramento, quindi noi abbiamo bisogno proprio con l'aggregazione dei socialisti dell'area civica insieme ai Verdi, abbiamo come obiettivo quello anche, magari nel futuro, dopo queste elezioni politiche, quello anche di andare a portare dei rappresentanti a livello europeo, perché l'ambiente non può essere messo sempre in secondo piano, è importantissimo, come dicevo prima, per lo sviluppo sostenibile, per il nostro futuro. Cancellieri, il rapporto tra l'Italia e l'Europa è anche quello tra il Mezzogiorno e quindi la Basilicata e la stessa Unione Europea? Beh, è evidente, è stato accennato prima, l'Italia e la Basilicata in particolare, tutte le regioni del sud in particolare, sono la frontiera con il Medio Oriente e con l'Africa centrale. È evidente che noi, anche soltanto guardando semplicemente la cartina geografica, non possiamo non solo resistere all'urto della necessità, perché è indubbio esiste anche una necessità che fa muovere le persone, ma anche alle sfide, per esempio, del mercato, che molto poco, per esempio, in Meridione negli anni passati, unico faro è stato per esempio la Fiera di Bari, si è aperto nei confronti del Medio Oriente e per esempio dell'Africa. Bene, noi con il supporto dell'Europa, per esempio, in Meridione potremmo averne tantissimo vantaggio, perché siamo i confinanti naturali con questi mercati che sono enormi e nei quali non siamo per niente, per esempio, presenti. Quindi noi non siamo contro l'Europa, anzi vorremmo che in Europa andassero persone che abbiano ben chiara la nostra posizione sociale, politica, ma anche geografica, e che non vadano persone che non sanno neanche parlare in inglese, dove la lingua è l'inglese. Noi abbiamo visto persone ad altissimo livello, che non sapevano mettere in fila in inglese soggetto, predicato e complemento oggetto. È evidente che le risorse che vengono destinate poi non vengono spese, perché noi abbiamo mandato una classe politica che non sa leggere neanche i documenti, perché questi documenti non sono scritti in italiano. Dobbiamo potenziare in qualche modo una qualità delle persone che mandiamo lì che oggi purtroppo non esiste. Ecco, ci resta giusto lo spazio per gli appelli finali. Inizierei proprio da Cancellieri con la lista del popolo per la Costituzione. Un minuto. Grazie. Niente, la nostra storia privata, personale, anche come movimento precedente alla lista del popolo per la Costituzione, parla per noi. Noi siamo quelli che hanno pagato tantissimo, in termini economici e in termini anche umani. La storia del tenente Di Bello è un archetipo della tragedia di chi si oppone alla rapina di questo territorio. Se qualcuno di voi volesse guardare, per esempio, cosa succede, cosa passa qui sotto al ponte di Musmeci ogni notte, decine di camion di monnezza che non si capisce dove va e dove vengono scaricate, come vengono scaricate, il petrolio che è stato terribile, il non utilizzo di risorse che venivano dall'Europa. Ecco, noi siamo contro il cattivo uso di un territorio che porterà in tempi brevissimi alla chiusura della Basilicata. Noi non vogliamo che la Basilicata chiuda. Un minuto anche per Gaetano Brindisi, lista Insieme. Sì, noi invitiamo a votare il nostro partito. Io sono candidato come capolista alla Camera dei Deputati, Maurizio Bolognetti al Senato, non c'è bisogno di presentazioni neanche per Maurizio Bolognetti, e il nostro intento è quello di appunto portare un'innovazione che è benefica per il nostro territorio. Abbiamo delle potenzialità che devono essere sfruttate. Sicuramente negli ultimi anni, con il ponte tibetano a Sasso di Castalda, con il volo dell'Angelo tra Castelmezzano e Pietrapertosa, il volo dell'Aquila e del Pollino, qualcosa si è mosso e abbiamo capito che veramente possiamo far valere quelle che sono delle risorse che forse nessuna regione d'Italia ha. Ci sta anche il fattore di Matera 2019 che deve sicuramente mostrarci all'Europa, e quindi c'è bisogno che noi diamo il nostro contributo. Noi tutti abbiamo bisogno di incentivi,
I nostri giovani non devono partire, non dobbiamo perdere queste menti eccelse, ci sono tante possibilità nella nostra regione, la nostra orografia, il nostro territorio ci permette di poter sperare in bene, sicuramente non col petrolio che si risolleverà la Basilicata, neanche con le paleoliche, ma sicuramente con basi concrete, con azioni fattive che possano portare finalmente a una rinascita della nostra regione. E allora si esaurisce qui lo spazio a nostra disposizione per oggi, non mi resta che ringraziare i due candidati che sono stati i nostri ospiti, ovvero Gaetano Brindisi. Arrivederci a tutti, e Giuseppe Cancellieri. Ringrazio anche tutti voi per averci seguito e vi lascio alla programmazione della nostra rete.